19 linee, di cui 11 rafforzate direttamente dall'ANM con mezzi propri e con proprio personale. Altre 8 affidate all'esterno nell'ambito di servizi integrativi che sono state finanziate dal Ministero dei Trasporti e per il tramite della Regione Campania. Si tratta complessivamente di 45 autobus in più dedicati al trasporto scolastico per un totale di 450 corse in più ogni giorno. Con l'istituzione delle nuove linee ANM per collegare le scuole dislocate in zone meno servite dalla metropolitana, viene potenziata l'offerta di mobilità sul territorio anche per assicurare ai ragazzi e famiglie un servizio in maggior sicurezza. Il piano ANM for School, al via con la ripresa della didattica in presenza per gli studenti delle scuole secondarie e superiori, è stato presentato questa mattina presso la stazione degli autobus in Piazza Garibaldi. In funzione del punto di partenza e destinazione e tenendo conto degli orari di inizio delle lezioni, le nuove linee di collegamento prevedono 8 percorsi valutati con i diversi istituti scolastici della città. Questo piano nasce da un'interazione tra le informazioni che abbiamo ricevuto dagli istituti scolastici e il piano di mobilità messo in campo dalla nostra azienda di trasporto pubblico. Veramente un passaggio importante per garantire agli studenti un trasporto pubblico in sicurezza, evitare quanto più possibile gli assembramenti. Testeremo e sperimenteremo le linee e nel testarle e sperimentarle saranno previsti anche gli eventuali correttivi. Però abbiamo avuto una risposta forte da 40 istituti scolastici sui flussi, sui numeri proprio degli studenti che si muovono alcuni alle 8, alcuni alle 10, alcuni il pomeriggio. Sono azioni mirate, sono azioni che hanno un senso ragionato molto forte. Abbiamo organizzato e potenziato un servizio pubblico attraverso la ANM di micromobilità, attraverso un'iniziativa molto valida che prevede lo sblocco gratuito di 2 corse per le ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni che risponderanno positivamente ad un quiz sulla sicurezza stradale e poi il supporto costante e quotidiano nei punti di raccolta del potenziamento delle linee ANM da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile della città.